spettacolare, degna di un evento storico, la 560esima edizione della Fiera della Frecagnola, a qualche giorno della chiusura, è ancora forte l'eco delle migliaia di persone che nei 5 giorni hanno affollato Piazza del Popolo, hanno passeggiato per i vicoli del paese, animando la festa popolare. Perché ci sono alcuni eventi imperdibili della tradizione cilentana e uno di questi è l'antichissima Fiera della Frecagnola di Canalonga. L'evento è molto più di un'esperienza gastronomica incentrata sul piatto tipico del bollito di capra. Storia, musica e tradizioni popolari si fondono coinvolgendo un pubblico trasversale che dopo la sosta alle baracche per la degustazione delle tipicità gastronomiche si ritrova nella suggestiva piazza del paese per partecipare alla grande euforia di una delle feste popolari più apprezzate del Cilento. In questa gremita piazza, nei 5 giorni, sono passate oltre 50.000 persone per condividere anche quest'anno il fenomeno Frecagnola. Negli ultimi giorni tanti gli scatti fotografici pubblicati sui social da parte di chi ha voluto testimoniare la propria presenza all'evento, come per dire c'ero anch'io, perché la Frecagnola non è una sagra, è cilentaneità, è la consapevolezza di appartenere allo stesso territorio e la voglia di accogliere e di trasmettere queste sensazioni a chi viene a trovarci, ribadiscono i ragazzi del posto. La nostra fiera è un luogo, è uno stato d'animo che chiunque passi da qui riesce a vivere. La Frecagnola è amore, è casa. L'aria refera la puoi capire solo se la vivi. Grazie allora a chi ha lavorato intensamente per organizzare l'evento, dal comune con il sindaco Carmine Laurito, al presidente dell'ente fiera Mimmo Pizzolante e alle tantissime persone che hanno animato la 5 giorni. A Canalonga, a Canalonga, a Canalonga, a lei che brutta, a Canalonga, si è da Gesù, hey, 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 fanomeno one, è Mr. Gesù, cancia.